la più professoressa sindaco Villa. Innanzitutto questa notte ha dormito, noi siamo stanchi. Ho dormito molto poco, sono stanca come voi. E siamo andati a dormire alle 4 e questa mattina ci siamo svegliati e siamo stati subito operativi. Infatti siamo qua in comune da diverso tempo per iniziare subito ad adempiere le prime procedure. Chi ci sta rilasciando questa intervista, ma lei deve scappare. La scuola resta sempre un pane companatico. Sì, 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 perché io devo completare le procedure per gli esami, ho due terze medie, quindi i miei ragazzi devo ratificare gli orali e dare loro il diploma. Ha dormito poco, ma quando si è svegliata che sensazione le ha provato stamattina? Innanzitutto la realizzazione e soprattutto la sensazione di una grande responsabilità. Questa mattina sono venuta qui in comune, è stato il mio primo pensiero, e soprattutto per rendermi conto del lavoro che bisognava fare da subito e soprattutto parlare con il personale e iniziare a prendere contatti su cui lavorare per i prossimi giorni. Ecco, questa notte ha ringraziato la squadra, ha ringraziato Cristian Franzini, che è stato un po' il compagno di viaggio di un'avventura che è stata politica, amministrativa, ma è stata anche umana, che è iniziata anche dal 2012. Ecco, stamattina nella psiche, nella mente della donna, professoressa Paola Villa, c'è stato un momento, un ricordo nei confronti di un affetto, di un qualcosa, di un qualcuno? Sì. Io questo percorso lo posso soltanto dedicare a mio padre. Mio padre era una persona che mi ha dato una serie di input per come io dovessi essere da grande e lui mi ha sempre detto: ricordati tre cose, la patria, il lavoro e l'onestà. E lui diceva: l'onestà significa devi avere sempre la capacità di guardare le persone negli occhi e alza sempre lo sguardo. E questo è mio padre. Chi lo conosce sa a cosa mi riferisco, lui mi ha insegnato anche che non esistono i soldi che piovono dall'alto, esiste solo il lavoro. Questa mattina ha incontrato i dipendenti, sicuramente c'è stato un piccolo briefing molto informale, ce ne saranno altri momenti più formali nei prossimi giorni. La telefonata dell'avvocato Cupo è arrivata, perché ieri sera usava un tono molto confidenziale nel parlare e nel dire in seconda persona singolare Paola. No, non è ancora arrivata, ma arriverà sicuramente in giornata. Sono contentissima che sono arrivate tutta una serie di telefonate istituzionali e non. Quali, per esempio? Ad esempio, una delle prime, il prefetto di Latina, poi è arrivata immediatamente la telefonata del sindaco Mitrano di Gaeta, un bellissimo fascio di fiori da parte del sindaco Stefanelli, che potete vedere proprio qui, e poi sono arrivate tutta una serie di telefonate e di messaggi da parte di consiglieri. Ad esempio, una telefonata mi ha fatto estremamente felice, la telefonata di Nicola Riccardelli, quindi che insomma, mi invitava a uno spettacolo proprio domani sera della sua palestra. Quindi ci potrebbe essere un momento sociale, aggregativo, eccetera, eccetera, il debutto istituzionale del sindaco Villa? Sì, assolutamente sì, e sono molto contenta che ci siamo già messi al lavoro e soprattutto sono contenta del fatto che tutti stanno percependo quello che sta succedendo, un chiaro cambiamento del vento, e parlare di vento a Formia è una grande cosa. Il vento di Formia c'è di pomeriggio, invece questa mattina il vento già spirava dalla mattinata. Sì. I dipendenti comunali che lei ha incontrato, naturalmente moltissimi li conosce, cosa ha detto loro e soprattutto cosa ha riscontrato nei loro occhi, nei loro atteggiamenti? Innanzitutto tanta attesa, ho riscontrato tanta attesa, tanta curiosità e molta emozione. Ho detto chiaramente che da oggi si lavora insieme, si affrontano insieme le criticità in maniera serena, ma in maniera concreta e fattiva, con molta molta determinazione.
Il civismo in provincia di Latina negli ultimi tempi stava riscontrando delle debolezze, zoppicava un po' i casi di Coletta Latina e del sindaco Gervasi appunto a Sabaudia, però ieri praticamente c'è stato un trionfo contestuale del civismo ad Aprilia e a Formia, in due realtà socialmente e culturalmente lontane anche sull'aspetto geografico. Era la stessa considerazione che abbiamo fatto questa mattina con il sindaco Terra, perché ci siamo sentiti e sì, due realtà geograficamente opposte che possono però rappresentare un grande valore aggiunto. Sono realtà civiche che hanno l'intenzione e la conferma di poter lavorare a 360 gradi. Chi vede tra i nomi dei consiglieri comunali che mi accompagneranno in questi 5 anni in maggioranza, sono consiglieri comunali che abbracciano tutto l'arco istituzionale, e il civismo è proprio questo, è proprio lavorare per la propria città a prescindere dalle proprie ideologie. Possiamo dire che il merito principale di Paola Villa, della squadra, è che nel momento in cui c'era un blackout della politica si è avuta anche la capacità, il tatto di trovare l'accensione della luce. Non solo, io spero che si parta da questa esperienza, perché quei contenitori che noi abbiamo per tanto tempo chiamato partiti si rivitalizzino, perché io, non essendo iscritta a nessun partito, sono dell'idea che quei contenitori sono fondamentali per la vita civile, sociale e culturale di un paese. I partiti portano dialogo, portano confronto e portano soprattutto storia di un luogo. Quindi questa potrebbe essere un'esperienza temporanea? Per quanto mi riguarda, io sono prestata alla politica, io sono una felicissima insegnante di matematica, voglio portare la mia esperienza, la mia competenza e anche il mio modo di far politica, che in questo momento è necessario. Domanda che le ho fatto già questa notte alla squadra: lei sta naturalmente attendendo, perché bisogna fare anche i giusti, diciamo, sì, passaggi di natura politica e anche organizzativa, e poi l'opposizione. L'opposizione le stanno consegnando in queste ore i ramuscelli di ulivo. Se l'aspettava? Io me l'aspettavo, perché ho fatto più volte in questa campagna elettorale appello a una riconciliazione, una riappacificazione.